Consiglio straordinario sul 118. Commemorazione dei caduti sul lavoro. Comitato di solidarietà. 7 giorni in consiglio. Il 15 ottobre il Consiglio regionale ha svolto una seduta straordinaria sul servizio per le emergenze sanitarie 118, ha commemorato le 58 vittime sul lavoro del 2012 e ha ripreso la discussione sulla razionalizzazione delle partecipate regionali. In primo piano. Il 15 ottobre, seduta straordinaria sul servizio di emergenza sanitaria 118. Nel pomeriggio l'assessore alla sanità Ugo Cavallera è intervenuto per le repliche, annunciando anche l'intenzione di ramificare ulteriormente il servizio sul territorio e usufruire del servizio 112, il numero europeo per le emergenze. In chiusura sono stati votati e respinti due ordini del giorno delle opposizioni e quello di maggioranza è stato ritirato prima del voto. Siamo giunti al capolinea per quanto riguarda la politica del 118. La riorganizzazione voluta, pensata dal centrodestra, è fallita. Noi dobbiamo voltare pagine. I problemi veri vanno affrontati con coraggio, con determinazione, non come ha fatto finora il centrodestra. Io ho denunciato una serie di episodi gravissimi che sono la spia di come il servizio non funziona, di come vengono mortificate importanti professionalità. Oggi la Giunta pensa soltanto a un bando pubblico per trasferire il personale. Non serve a niente, alimenti il conflitto e non affronti i problemi veri, che invece sono quelli che vanno affrontati. Il servizio del 118 è fondamentale per la tutela della salute dei cittadini, per cui è importante la sua organizzazione e la sua riorganizzazione. Abbiamo fatto dei sopralluoghi in Piemonte proprio per affrontare questo tema. Ci auguriamo che l'assessore Cavallera riesca nella sua riorganizzazione ad ancorare strettamente il servizio del 118 all'impianto organizzativo della Regione Piemonte, garantendo la professionalità e la tranquillità anche dei lavoratori di questo settore. In una pausa dei lavori, il presidente Valerio Cattaneo, i vicepresidenti Fabrizio Comba e Roberto Placido, numerosi consiglieri e l'assessore Giovanna Acquaglia hanno ricevuto una delegazione dei medici dell'Associazione Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, che ha chiesto il ritiro della delibera di giunta del 28 dicembre 2012. Con un minuto di silenzio, l'Assemblea di Palazzo Lascaris ha commemorato le vittime piemontesi degli incidenti sul lavoro avvenuti nel 2012, con la pubblica lettura da parte del presidente Valerio Cattaneo dei loro nomi, della data e del luogo del triste evento. È stata così celebrata la 63esima giornata nazionale dei caduti sul lavoro, che ha inteso onorare la loro memoria e richiamare l'attenzione di tutti i cittadini su questo drammatico fenomeno sociale. Molto importante per l'INAIL la commemorazione dei morti sul lavoro, proprio per il ruolo che l'istituto riveste proprio nella materia della sicurezza sui luoghi di lavoro in prima battuta e della cura, della prevenzione e dell'assistenza anche alle vittime degli incidenti. Oggi si parla purtroppo dei casi dei morti sul lavoro, ovviamente l'istituto ha un grosso ruolo per quelli che sono anche gli infortuni gravi, gravissimi, oltre che anche quelli più lievi. Quest'anno è il terzo anno che viene commemorato i caduti sul lavoro e cerchiamo sempre di vedere che le vittime diminuiscano e per fare questo noi dell'ANMIL in collaborazione con INAIL portiamo avanti delle campagne di prevenzione nelle scuole, che sono il futuro, sono il domani, sono i lavoratori del domani. Oltre 115.000 euro per cofinanziare 9 progetti di solidarietà internazionale. È la proposta approvata all'unanimità il 15 ottobre dal Comitato regionale di solidarietà. In una delle prossime sedute il Consiglio regionale voterà la proposta di delibera del Comitato, consentendo così di dare il via ai finanziamenti. Il Consiglio, grazie alla disponibilità della Giunta Cota, ha stanziato 200.000 euro e quindi oggi abbiamo assunto contributi per 9 progetti che ci sono stati rappresentati, tra cui l'acquisto in un villaggio somalo di 50 biciclette, l'abbiamo finanziato per intero, per donne e uomini che usano quel mezzo per andare a lavorare. L'acquisto di un trattore, in questo caso abbiamo dato il 50% del contributo
per un villaggio sempre in Africa. La quasi totale spesa relativamente alla costruzione di vasche di idrocultura, quindi per innaffiare i campi sempre nelle zone di siccità dell'Africa, e poi tanto altro ancora. Speriamo di poter fare una seconda tranche da qui a fine anno, perché in un momento di crisi forse abbiamo ancora di più l'esigenza e soprattutto il dovere di dare l'attenzione a chi è meno fortunato di noi.